Ciao ragazze, finalmente rieccomi con un nuovo video, mi siete mancate tantissimo, non potete capire, vi bacerei tutte a una, finalmente sono tornata, come sapete non è stato un periodo semplice per me, ve l'ho scritto anche su Facebook, il mio ragazzo insomma ha fatto un incidente con l'auto, ho avuto davvero una paura allucinante. I miei attacchi d'ansia sono tornata perché sono un tipo molto ansiosa. Insomma, sono stata una merda, si può dire. E volevo ringraziare tutte quelle ragazze che sotto lo stato che ho pubblicato su Facebook di questo fatto qua mi hanno scritto parole di conforto. Mi ha fatto davvero tanto tanto piacere il vostro supporto. Davvero grazie, grazie, grazie. Ora che il mio fidanzato sta un po' meglio, la ferita si sta rimarginando. Sono tornata a girare video con la spensieratezza di un tempo. Ho tante cose da mostrarvi. Ve l'ho già scritto su Facebook. Su Instagram vi aggiorno un pochettino di più quando ricevo. Oppure quando ricevo qualche prodotto da qualche azienda, o qualche ordine, o qualche acquisto che faccio io, vi pubblico sempre le fotine. Quindi Instagram è un pochettino più aggiornato. E comunque, ma no, sta webcam oggi non lo so che caspita tiene. Comunque, non mi voglio perdere in chiacchiere, vi faccio vedere un pochettino cosa ho ordinato dal sito Machillalia. Con la promozione dell'ordine, se raggiungevi un ordine intorno ai 10 euro, ti davano le spese gratuite. Poi vi faccio vedere cosa ho ricevuto dal sito Born Pretty Store. Ho trovato anche un dupe molto molto interessante. E poi vi faccio vedere dei regalini che mi ha fatto una ragazza, Valerie, che mi è venuta a trovare il giorno del mio compleanno. È stata davvero una mattinata stupenda. Mi ha rallegrato davvero la giornata. Una ragazza dolcissima. Mi ha fatto molto molto piacere incontrarla. Spero di rivederla presto. Infatti la saluto, gli mando un bacione grandissimo. E poi vi faccio vedere un acquistino molto molto interessante al banchetto magico che, lo ripeto per l'ultima volta, vi prego, praticamente il banchetto magico non è che io sono uscita pazza tutto d'un botto e cioè il banchetto magico. Allora, per chi mi segue da tempo, sa che nel mercato della mia città, nel mio quartiere, c'è un banchetto che vende prodotti di alta alta qualità. Ovviamente dipende, cioè non è che ogni giorno trovate le stesse cose, dovete avere culo. In questo caso io ne ho avuto perché ce n'era solo un prodotto di questo prodottino qui che poi vi andrò a mostrare. E nulla, non mi voglio perdere in chiacchiere, già sto blaterando da 3 minuti e 7, quindi vi mostro cosa ho ordinato dal sito Machilla. Sono stati molto carini, il pacco mi è arrivato in 3 giorni lavorativi precisi. Ho potuto seguire il tracking tramite, vabbè, la cosa del corriere e mi hanno regalato la loro bag, quella lì di carta che ora la tengo nel bagno perché ci ho messo tutte le robe dentro. Con la scritta Machillalia e 2 campioncini, sono stati davvero molto molto gentili, molto molto carini. Vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho comprato solo rossetti, cioè è un periodo davvero che non lo so, sono in fissa con rossetti, ne comprerei a valangate, non so perché, non so per come, sti capelli che vanno per fatti loro, va bene. Comunque vi faccio vedere, allora ho preso 2 rossettini della Wet n Wild. Molte ragazze mi chiedono sia su Instagram che su Facebook dove trovi i rossettini della Wet n Wild. Allora li potete trovare su Machillalia. O se non avete un rivenditore nella vostra città, io non ho un rivenditore nella mia città, c'era un negozietto che li trattava, infatti ne presi 3 o 4 insieme. Poi non trattava più la Wet n Wild e quindi li ho ordinati su internet tramite insomma questo sito, oppure me li sono fatti portare dalla mia amica Martina da Cattolica, perché lì c'è una profumeria che ha lo stand, si chiama, se non sbaglio, Profumeria Anna, perché io quest'estate sono stata in vacanza lì e ha uno stand proprio della Wet n Wild, stupendo. Comunque, vi faccio vedere cosa ho preso della Wet n Wild. Allora, ho preso il famosissimo Pinkerbell, che è quello che mi vedete su, che è il dupe del Viva Glam di Nicki Minaj, che ha fatto qualche
anno fa, non vorrei dire stronzate, però se non sbaglio l'ha fatto un annetto fa, mi pare, una roba di queste, ed è quello che mi vedete su. È davvero molto molto bello. Mi rendo conto che non è un rossetto invernale, però mi piaceva e ho deciso di prenderlo. Anche perché questo qui praticamente non l'ho visto nello stand in questa profumeria qua. Non lo so perché comunque l'ho trovato su Machillale e l'ho pagato 2,99 euro. Non mi vorrei sbagliare, comunque intorno ai 3 euro. E poi ho preso questo qui, che è l'E 902C Bare It All. Spero di averlo pronunciato in maniera cristiana. Ed è un bellissimo nude rosato, molto molto bello. Vedete, sono super super pigmentati, hanno una durata, raga, davvero pazzesca. Io ve li stra consiglio perché sono davvero molto molto belli questi rossetti qui. E anche questo 2,99 euro. I rossettini che costavano di più erano quelli della linea di Fergie, però non sapevo il finish, quindi ho deciso di passare. Mi informo un pochettino meglio, al limite comunque anche quelli li ritrovate tutti su Machillaia. E poi mi sono fissata con la nuova linea di rossettini Makeup Revolution, la linea Atomic Red, una roba di queste, quelli lì insomma dove ci sta anche il rossettino verde che ho preso, quelli lì viola, quelli lì un po' scuri, un po' particolari. Allora, e ho preso, oddio, si è staccato il robo. Si è staccato, raga. C'è del prodotto comunque all'interno. Ho fatto la scoperta con voi. Va bene. Oh, si è staccato sto robo. Mo come cacchio lo metto? Ah no, si è rimesso. A posto. E praticamente questo qui è l'Atomic Serpent, che è un verde. Praticamente questo è il dupe di Serpentine di Lime Crime, che io ho messo il giorno di Halloween e la gente in mezzo a Salerno mi ha preso per una spastica, ma non me ne frega una minchia. C'è gente che cammina con la cosa da fuori e tutto va bene, io che cammino col rossetto verde mi guardano come a dire questa è malata. Comunque va bene. Ed è questo rossetto qua, stra bello. Mi piace un sacco, però ovviamente, cioè io devo dire la verità, l'ho portato con nonchalance, cioè io ci sono andata al lavoro per dirvi con questo rossetto, però mi rendo conto che era anche il giorno di Halloween, quindi la gente non è che mi ha preso, cioè per strada mi hanno preso per una spastica, però al negozio hanno detto, vabbè, è Halloween, la ragazza si è voluta dare alla pazza gioia e si è messo il rossetto verde, però mi rendo conto che non me lo posso mettere quotidianamente, insomma, per andare al lavoro. Poi ho preso Make It Right ed è un viola, questo viola qui, che devo dire la verità, però dal loro profilo Instagram sembrava un viola diverso. Non è brutto, è molto molto particolare, ve lo faccio vedere. È molto molto particolare, metallizzato come colore e non male, l'ho provato, ha una buona tenuta. Comunque questi rossetti, se non erro, co costano una sterlina e qualcosa, cioè davvero poco, 1 euro e qualcosa, non è che costano tantissimo. E comunque non male questo rossettino qui, mi è piaciuto. L'ho messo insomma il giorno che ho fatto una mini festicciola per il mio compleanno, perché comunque non ho fatto la festa perché il mio ragazzo stava poco bene e non mi sembrava il caso insomma di festeggiare, e quindi quest'anno il mio compleanno è andato un po' così. E poi ho preso sempre della linea Atomic Red, ho preso l'Atomic Ruby, che è un bellissimo rosso fuoco, molto molto bello, davvero bellissimo questo rosso. Molto bello, vedete, bello pigmentato, è molto molto duraturo perché l'ho provato, è molto molto carino. Hanno un odore vanigliato, molto molto bello, molto molto carino. L'unico che mi ha deluso, infatti un po' bruttino, vi sono sincera, cioè dalle foto sembrava tutt'altro rossetto, è questo Make Me Magnificent, è un rossetto lillino perlato, che io quando l'ho visto stavo per morire perché è orribile, cioè è orrendo proprio. Non l'ho provato sulle labbra, ma perché vi ripeto, sembrano quei rossetti che si mettono le vecchie. Tenete presente quelle vecchiette
vecchiette che incontrate che si ostinano a mettere i rossetti rosa perla sulle labbra, quel rossetto lì. Cioè, è bruttino, mo devo vedere come utilizzarlo, voglio provare con qualche matita. Cioè, è un po' bruttino, onestamente, raga, parliamoci chiaramente. Non mi piace perché è troppo, 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 troppo perlato. Quindi, no. E quindi ho preso questi rossettini qui per un totale di 11 euro e qualcosa. E devo dire, la maggior parte mi sono piaciuti, a parte questo rossetto che sembra della nonna, insomma. Molto bene, adesso vi faccio vedere cosa ho ricevuto dal sito Born Pretty Store. Ho avuto la possibilità di scegliere tre prodottini, avevo un budget tipo, e ho scelto delle chia finte che hanno questa confezione molto molto carina. Vi lascerò giù nell'info box il sito, il link del sito e il link dei vari prodottini che ho scelto. Queste chia sono davvero fantasmagoriche, mi piacciono tantissimo, infatti le ho usate quasi tutte. So, perché hanno l'attaccatura con il filo di nylon, quindi sono molto molto leggere e morbide, devo dire la verità, sono davvero di alta alta qualità pur essendo delle chia finte cinesi. Queste le ho messe ieri ad esempio, sono molto 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 belle. Ho oggi un paio di chia molto molto naturali, sempre di questo set, perché praticamente questo set è formato da 5 paia di chia finte tutte diverse, sono davvero molto molto carine e costano pochi dollari. Le ho volute provare e devo dire mi piacciono tantissimo. Poi ho preso queste fialettine qui, che sono abbastanza famose, le ho viste un pochettino in giro sia su YouTube che su Instagram, insomma sono abbastanza rinomate queste cosettine qua. Allora io faccio una piccola premessa, non me ne intendo di inci, non sono in grado, insomma, però per le ragazze che sono attente, diciamo, agli ingredienti dei prodotti, io vi dico che questi due prodotti qua labbra non hanno un inci, cioè non c'è scritto cosa c'è dentro al prodotto, gli arrivano così, senza packaging, senza scatolina, senza nulla, e quindi non sapete cosa c'è dentro. Per carità, questa tinta qui mi ha lasciato sbigottita, nel senso, l'ho messa per andare al lavoro alle 5 tipo e sono tornata a casa dopo aver cenato al ristorante che era il compleanno della mia nonnona, ma cenato tipo a strafogarmi, la tenevo ancora lì intatta e precisa. Ovviamente raga, non so cosa c'è dentro, non puzza, anzi ha un buonissimo odore tipo fragolina, però non so cosa c'è dentro, ve lo dico. La durata è ottima, vi sono sincera. È questo rosso sangue stupendo, davvero stupendo. Somiglia molto al Ruby V di MAC, diciamo. È davvero un bellissimo, bellissimo rosso. E devo dire la verità, mi ha stupito. Anche questa qui costa pochi dollari. La mia è nella colorazione, cioè non c'è neanche il colore, ragazzi, rendiamoci conto. Comunque, il 28. Il colore 28. Eccolo qui. Poi ho preso questo rossetto della marca Danimer Lipstick, che non conosco, ed è fatto, ha un packaging nero satinato molto molto semplice, ed è così. Da qui sembra, diciamo, abbastanza scuro, tipo pulp di Mulac, ma non è così. Adesso ve lo svuozzo. È tipo matte, vedete? Questo è il colore. Cioè, dalla webcam, raga, sembra pulp di Mulac, ma non è così. Cioè, è il dupo di Heroin di MAC che ho qui per mostrarvi. Cioè, sulle mie labbra è uguale ad Heroin di MAC. Vi sono sincera, questo è Heroin, il mio primo rossetto MAC. Allora, tramite la webcam sembrano totalmente diversi, mi gioco quello che tengo, infatti. Sembrano totalmente diversi, però vi assicuro
che sulle mie labbra sono identici, cioè davvero identici. Al limite vi metto una foto dove indosso Heroin di MAC e questo rossetto per farvi capire che non vi sto dicendo stronzate, cioè sono proprio identici, sono rimasta sconvolta. Questo qui costa pochi dollari e devo dire ha un'ottima ottima durata. Ovviamente non so cosa c'è dentro, è lo 03. Non ci sta, diciamo, l'indice del prodotto, non ci ho fatto caso se sta sul sito, questo non lo so. Vi lascerò comunque tutti i link giù nell'info box e vi posto le due foto dove indosso questo rossetto della Danimer e l'Heroin di MAC. Vi faccio vedere che comunque sulle mie labbra è lo stesso identico colore. Bene, adesso tento di pulirmi la mano, più che altro vorrei togliermi la tinta, quella lì rossa, perché se no non se ne va più. E vi mostro allora il pezzone, cioè quello che ho trovato al banchetto magico l'altro giorno, perché martedì se non erro non è venuto perché forse pioveva, non vi so dire. Allora, mi tolgo tutti questi rossetti. Vedete, la tinta è qualcosa di pauroso, raga. Cioè, veramente allucinante. E ancora non si muove. Comunque, allora. Oh, voglio togliermela perché sennò mi si fanno le chiazze sulle mani e non se ne vanno. Cioè, questo è il ragionamento. Ok. Adesso vi faccio vedere allora cosa mi ha regalato la mia amica Valerie. Allora, mi ha regalato questo fondotinta qui, che è quello che mi vedete su, ed è di Charlotte Tilbury. È davvero fantastico questo fondo. Anche lei ha un banchetto magico al Mercato San Severino, l'ha preso ed è stupendo, davvero stupendo. Come potete vedere, ha un finish molto bello, molto luminoso. Cioè, mi piace, è molto molto leggero. Non si avverte proprio sul viso, dà questo effetto bello luminoso, è fantastico davvero. Se avete anche voi, insomma, il banchetto magico nelle vostre città, io vi consiglio di andarci a dare un'occhiata perché è davvero un prodotto favoloso. Anche perché sul sito di Charlotte Tilbury costa tipo 40 dollari, una roba di queste. E i banchetti magici, diciamo, come sapete, sono molto 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 vantaggiosi. Poi vi faccio vedere cosa mi ha preso, che ho conservato dentro i sacchettini che mi ha preparato lei, vedete? Sta tremando tutto perché ho aperto il cassetto del coso. Vedete, la spillettina molto molto bellina e mi ha preso allora questi orecchini qua, bellissimi, che ho indossato il giorno del mio compleanno perché sono davvero molto molto carini. E questo braccialettino, anche di questi prodotti vi ho postato la foto su Instagram, che sono davvero carinissimi. Mi ha preso questo braccialettino qua tipo Tiffany, il modello Tiffany, e porta tutti i dipendenti. Qui abbiamo un bicchierino col cocktail, qui abbiamo diciamo la marca, se non sbaglio, il rossettino che è troppo troppo bellino. Rossettino, ah, qui c'è la marca ed è della marca Rated. Molto molto bellino, stupendo. Molto molto bello. Ringrazio ancora Valerie per la bella mattinata, per i pensierini che mi ha portato, non ce n'era davvero bisogno. E gli mando ancora un altro bacione. E poi, ultimo prodotto, che è quello del banchetto magico. Che ho preso sabato, se non erro, sono passata e ho trovato lui. Allora, l'eyeliner di Urban Decay, praticamente è l'Ultra Intense Waterproof Cream Eyeliner nel colore Perversion, che è questo bellissimo nero che mi vedete, qualcosa di pauroso, e l'ho pagato solo 5 euro, pensate. Io infatti stavo crepando quando l'ho visto. È proprio lui, raga, vedete? È stupendo, davvero stupendo. Ne ho prelevato un poco per farvi vedere il nero. Io mi auguro che lo potete trovare.
Cioè, è qualcosa di allucinogeno. Posso continuare? Vabbè, qua ne ho messo un botto, però vi assicuro, raga, vedete, è un nero fantastico, senza parole proprio. E l'ho pagato, pensate, solo 5 euro. Questo banchetto, vi prego, lo ripeto per l'ultima volta, abbiate pietà, perché o chi mi contatta su Facebook, o chi me lo scrive su Instagram, cioè questo è waterproof, infatti butterò il sangue anche per questo. Questo banchetto viene a Salerno il martedì, il venerdì e il sabato, nel quartiere Torrione, il mercato a Torrione, e a San Sebastiano a Napoli il mercoledì e un altro giorno che non mi ricordo. Il mercoledì sicuro sto a San Sebastiano e lo potete trovare lì, insomma. Il eyeliner, questo qui, non so se lo riporta, io vi ripeto, l'ho trovato per puro culo perché era un prodotto che già aveva portato, perché l'ha preso anche la mia amica Federica, Dari Bruno, qui su YouTube, e ho avuto il culo di ritrovarlo perché non ho avuto modo di passare mesi fa, e quindi ho detto che cazzola, mi sono persa l'eyeliner di Urban Decay, invece no, ce n'era soltanto uno e me lo sono accaparrata per 5 euro. E niente ragazze, questo è quanto, questo diciamo è un piccolo haul dell'ordine Machillavia, dei prodottini che ho ricevuto da Bon Pretty Store. Vi posterò questa, la foto del rossetti dupe di MAC, perché sulle mie labbra è proprio uguale. E niente, io vi mando un bacione fortissimo e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!